E adesso dobbiamo chiederci che cosa vogliono i clienti facoltosi, i clienti ricchi, che cosa vogliono. La cosa meno importante per loro è acquistare quindi un prodotto semplicemente utile, per esempio un'automobile deve essere semplicemente un mezzo che ci porta da A a B, ma questa non è la ragione per cui qualcuno acquista una Lamborghini. Quindi le aspettative sono diverse. Naturalmente la macchina ti deve portare da A a B, ma questa non è la ragione d'acquisto. Ebbene, più un cliente è facoltoso, più sarà preoccupato di essere rispettato, apprezzato, riconosciuto per il livello di successo raggiunto. Quindi più tu sei facoltoso, più tu sei ricco e benestante, e più è benestante il tuo cliente, più crederà in quello che io chiamo un privilegio meritato. Allora, io lavoro, quindi per conto mio utilizzo quindi la mia intelligenza, la mia costanza, sono disposto quindi ad assumermi più rischio di altri, lavoro di più, quindi mi sono meritato il privilegio di cui godo. Questo vale per tutti, no? Le persone vogliono negoziare con persone che riconoscono questo, non vogliono essere criticati, non vogliono che le persone li disprezzino, quindi richiedono, esigono rispetto, questo è importante. Secondo punto, queste persone sono facoltose perché hanno successo e hanno successo perché sono competenti, sono diligenti e si aspettano quindi la stessa cosa dalle persone con cui entrano in affari. La maggior parte delle persone ricche di successo hanno quindi l'attitudine a giudicare velocemente. Questa è una persona che dovrei scegliere come mio fornitore, questa è una persona con cui devo essere in affari. La puntualità è importante. Se abbiamo un appuntamento alle 10 e questa persona arriva 10 minuti prima, arriva alle 10 in punto oppure 10 minuti dopo. E le persone quindi di successo, le persone ricche, sono persone che si sono realizzate, no? E dicono: se queste persone con cui io voglio entrare in affari non sono affidabili, ebbene, non posso pensare che possano essere dei buoni fornitori. Se non arrivano puntuali all'appuntamento, ebbene, non posso quindi scegliere i loro servizi. E c'è una seconda cosa poi. E questa è, se definiscono il valore secondo i loro termini. Quindi più siamo in basso nella scala economica, nella scala della ricchezza, più il valore viene determinato dall'utilità di un prodotto o di un servizio. E questo è importante perché se facciamo marketing a clienti facoltosi non dobbiamo pensare in questo modo, perché loro definiscono il valore secondo termini strettamente personali. Io quindi spesso mi riferisco a quello che chiamo la storia da cocktail party. Quindi non mi chiedo quando ho a che fare con un cliente facoltoso dove fanno i loro acquisti, quali ristoranti frequentano, quali negozi frequentano. È possibile quindi raccogliere queste statistiche, ma questo non è sufficiente. Io voglio sapere quale storia loro raccontano quando sono in società. Per esempio, ci sono molti ricchi che parlano della storia del conquistatore, del cacciatore. Sono andato in giro per tutto il mondo per trovare l'esperto per eccellenza in questa particolare categoria di prodotti e servizi e l'ho scelto come mio fornitore. Ebbene, questa è la storia che gli imprenditori ricchi raccontano ad altri imprenditori ricchi quando vanno ad un cocktail party, quando vanno a pranzo. Quindi raccontano sempre una storia di conquista. Gli piace l'esclusività. Soltanto 12 persone sono state accolte in quel ristorante di questo chef famoso. Quindi alla prima, all'apertura, io sono stato ammesso. Poi, quindi le storie di esclusività, le storie da cocktail party che ci dicono quali sono i valori di queste persone. Quindi la persona ricca non va semplicemente ad acquistare un bicchiere, la persona ricca vuole raccontare una storia sul design di quel bicchiere, un bicchiere che è un'esatta replica del bicchiere che utilizzava un certo re in quel castello nel 1860.
e ne fanno soltanto una serie limitata. Ebbene, queste storie da cocktail party sono estremamente importanti. Quarto fattore. Quindi invece di sforzarsi per essere come tutti gli altri, essi vogliono mostrarsi diversi. Non vogliono essere alla pari con le persone e cercano sempre di differenziarsi. Questo è il motivo per cui ci sono poche persone che riescono quindi a lavorare bene con i clienti facoltosi. Quindi sono pochi quelli che ci riescono. Quindi più esclusività riesci a creare in quello che vendi, più attrarrai i ricchi, i facoltosi. E, il quinto fattore è questo, essi non vogliono problemi, non vogliono fastidi. C'è un posto dove io vado spesso in vacanza, 90% delle volte. Mia moglie vorrebbe un po' più di varietà nei luoghi che scegliamo per la nostra vacanza, ma io preferisco andare sempre negli stessi posti. Ce ne sono due posti dove io vado in vacanza e la ragione è questa. Non ci sono fastidi, non ci sono problemi, è tutto perfetto, è tutto eccellente, nessuno fa errori, non devo stare in coda, quindi sono coccolato e accudito. Sei, il migliore, l'opzione migliore, questo è quello che richiedono questi clienti, vogliono sempre la cosa migliore e più sei in grado di vincere posizionandoti in questo modo, meglio sarà, più riuscirai ad accedere a queste persone, alle persone che acquistano secondo questi requisiti. Vediamo cosa dice Groucho Marx. Non vorrei mai fare parte di un club che accettasse tra i suoi soci uno come me. Qui parlava di esclusività, chiaramente, in maniera comica. Più scali verso l'alto della piramide della ricchezza, più vai alla ricerca di esclusività, perché si richiede esclusività. Quindi il consumatore o cliente facoltoso vuole il potere della predeterminazione, cioè questo viene impattato dal marketing, come dire, trasforma l'atto di vendita, cioè tu non vendi al cliente come una persona di varie scelte. Si passa da questo al fatto che il cliente è predeterminato a fare con te ed è disposto a comprare solo da te e solo il tuo prodotto se può. Questo è dove si va. Ebbene, questo risultato lo si può ottenere in tanti modi e richiede marketing. E quindi vi racconto la storia di come si fa. Questa automobile, per esempio. Questa automobile è una Rolls Royce dell'86 ed apparteneva a Dean Martin, che immagino conoscerete, il cantante Dino. Dean Martin ha avuto questa automobile per 3 anni e poi è andata in un museo e poi è stata trasferita da un museo all'altro. Io l'ho vista in un museo a Las Vegas, in Nevada, all'Imperial Palace, l'albergo di Las Vegas, che aveva un museo di automobili d'epoca di celebrità. Quindi con mia moglie siamo andati in questo museo e abbiamo visto questa automobile, c'era un poster che diceva che era di Dean Martin, c'erano le fotografie di lui sull'automobile, eccetera. Ebbene, io, per ragioni che risalgono alla mia infanzia, io ero un fan di Dean Martin, ma un grande fan di Dean Martin. Quindi con mia moglie ci siamo messi a guardare l'automobile. Carla, mia moglie, mi fa la foto vicino alla Rolls Royce di Dean Martin e poi mi dice: sono sicuro che lo vuoi comprare, vuoi comprarla, vero? Mi chiede e me lo dice, sapete, con quel tono un po' quasi disgustato, mi dice: ah, la vuoi comprare? In quell'istante io avevo già 4 auto d'epoca e, come dire, chiaramente non mi serviva un'altra automobile, assolutamente. Le auto vintage o da collezionisti sono automobili che comunque ti danno problemi. Quindi mia moglie conosceva benissimo appunto che c'era sempre un problema con questo tipo di automobili e quindi lei ritiene bizzarro che uno debba pagare un prezzo esorbitante per un'automobile che poi non funziona bene. E tutto questo chiaramente si esprimeva con quel tono di voce con cui mi ha detto: vorrei comprarla, vero? Io non ci avevo ancora riflettuto, devo dire la verità, non avevo
pensavo di comprarla, invece appunto poi l'ho comprata e forse è stata lei a stimolarmi a farlo. La mia risposta però fu no, non la voglio comprare. Innanzitutto ho 4 automobili e io quindi le ho detto, forse quello che lei voleva sentirsi dire, gli ho detto no, non la comprerò. Dico, ma così, tanto per curiosità, voglio andare a chiedere qual è il prezzo. Come dire, se la dovessero vendere a me, quanto costerebbe? E quindi tu vai in giro, fatti un giro qua nel museo, tra poco torno, vado a vedere, tanto per curiosità. Quindi vado in fondo al corridoio, a quel punto avevo già deciso di comprare l'auto. Non l'avrei comprato se non fosse stata di Dean Martin. Questo mi ha portato al punto che io a quel punto ho abbracciato questa missione. Io volevo questa auto. L'avrei comprata. Se potevo, l'avrei comprata. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il prezzo non conta più, non è importante. Il valore di questa automobile è irrilevante. Quanto vale una Rolls Royce del 1986? Un'altra che non fosse stata di Dean Martin, nemmeno il chilometraggio era importante, né la polizza di assicurazione che avrei dovuto pagare. Tutto è irrilevante, non importante, tranne la mia missione predeterminata di possedere questa particolare automobile. Ora, questo è molto molto importante da comprendere, perché è quello che tu vuoi creare, devi creare questo nella relazione tra te e il cliente che vuoi attirare a te. Come dire, quando tu incontri quel cliente, quando vengono da te, quando tu vai da loro, tu vuoi che loro marcino verso di te con la stessa predeterminazione che avevo io quando andavo verso quel podium e ho fatto la domanda. Questa automobile di Dean Martin è in vendita? Questo è quello che devi creare, perché quella era l'unica domanda che avevo da fare, grazie alla predeterminazione. C'è una sola domanda in queste circostanze. Questa automobile è in vendita? Ebbene, io organizzo la mia attività così. Prima che un cliente viene a me, attraverso la mia segretaria e il mio segretario, l'unica domanda è: Dan può venire da noi per un giorno a farci consulenza? Non ci sono altre domande, c'è solo quella domanda. Ah, quanto costa? Ah, facciamo mezza giornata perché magari costa meno. Ci sono riferimenti? No, non c'è nessun'altra domanda. Dan, vieni da noi per un giorno. Ed era la stessa domanda che io avevo per questa automobile. E infatti adesso mi vedete in questa foto seduto lì davanti a casa mia. Adesso quindi ho 5 automobili, un garage che ne terrebbe 2, e con una Rolls Royce che è un po' difficile. Per esempio, se fa freddo la mattina non parte, non si accende il motore, oppure se c'è troppa umidità ha problemi, oppure non è, diciamo, affidabile, non è l'automobile più affidabile, ma chi se ne frega, dico io. Quindi la risposta alla mia domanda è stata: tutto è in vendita, tutto si può vendere. Quindi ho chiesto quanto costa e mi hanno dato un prezzo e io ho detto va bene, e gli ho dato la mia carta American Express e l'ho comprata. Quando poi ho incontrato di nuovo mia moglie, con una voce disgustosa mi ha detto: l'hai comprata, vero? E io ho risposto sì. Io non ho negoziato per l'automobile. Perché? Perché c'era una predeterminazione. Mi rendo conto che è possibile solo se il prezzo rispetto alla mia ricchezza è un prezzo che mi posso permettere. Se io la volessi e il prezzo fosse troppo elevato rispetto al mio patrimonio netto o alla mia ricchezza, non l'avrei comprato. Ci sarebbe stato un conflitto. Ah, stai spendendo i soldi per mandare i nostri figli o nipotini all'università. Quindi la volontà di comprare e la possibilità di comprare si incastrano. Quindi adesso vi do il segreto per arrivare alla predeterminazione del vostro prospect. Quindi più vai in alto, più il tuo marketing è rivolto a una clientela alto spendente, facoltosa, meno verrai pagato per quello che gli dai.
Il servizio che tu gli rendi, i prodotti che gli vendi, sono sempre meno quello per cui ti pagano. Più è ricco il tuo cliente. Quindi più vieni pagato quindi per quello che sei. Più è ricco il tuo cliente, più ti paga per quello che sei, piuttosto che per quello che gli stai vendendo. Quindi è la percezione, in effetti, poi, che conta più di qualsiasi altra cosa. Come ti percepisce il tuo cliente? Questo è il fattore principale. Immaginiamo un prezzo banale che avete pagato questa mattina. Non lo so, magari 15, 10, un'ora, 10 minuti fa. Oppure, per esempio, mi avete applaudito prima, senza che io avessi fatto nulla. Perché mi avete applaudito? Avete applaudito una cosa che è incerta, una persona che non avete mai incontrato prima, una persona che porterà via un'ora del tuo tempo e non hai idea se sarà bravo oppure no. Eppure avete pagato il prezzo dell'applauso con divertimento. In maniera conservativa non mi avete fatto una standing ovation, quella ce l'avete in tasca, però almeno mi avete applaudito con un tantino di generosità. Perché? Perché? Per quello che vi è stato detto di me, perché voi mi percepite in un certo modo, ma non perché io vi abbia dato qualcosa, perché io non vi avevo ancora dato nulla. Questo è come funziona questo meccanismo. Più vai in alto nella scala della ricchezza, più vieni pagato per quello che sei e non per quello che eroghi, dai e fai. Pertanto, in medicina, per esempio, nella sanità, le persone vengono alla clinica di Cleveland per interventi cardiovascolari, per interventi cardiaci, e vengono dalla Gran Bretagna, dall'Arabia Saudita, i pazienti vengono alla Cleveland Clinic da tutto il mondo per essere, per ricevere chirurgia cardiologica. E pagano cifre incredibili, enormi. E c'è un ospedale, ci sono chirurghi, eppure ci sono ospedali e chirurghi cardiologi ovunque. Perché vengono alla Cleveland Clinic? Allora, il prodotto e il servizio è lo stesso. Un intervento cardiaco al cuore, un intervento cardiaco. Se gli mettono uno stent, gli mettono uno stent, gli fanno un bypass e un bypass. Se gli ripuliscono le arterie, gli ripuliscono le arterie. Insomma, il risultato è lo stesso. Qual è la differenza? La differenza è il chi. Il chi è quello che fa la differenza. La persona, il chirurgo, colui o colei che ti fa l'intervento. Se sei veramente ricco, facoltoso, io spero che tu lo sia, anche se sei moderatamente facoltoso, un patrimonio netto di qualche milione e ricevi una diagnosi di avere un problema di salute, che cosa vai a cercare? Vai a cercare la persona che ti può dare il meglio, ma come persona di medio reddito cosa fa? Si accontenta del medico più vicino a casa. Allora, tu, se sei la Cleveland Clinic, a chi vorresti vendere? Devi farti la stessa domanda e porti lo stesso problema. Quindi, se tu hai un'automobile normale e non parte, chiami appunto il meccanico che è vicino a casa, oppure la porti dal concessionario da cui l'hai comprata. Se tu invece hai un'auto d'epoca, tu vai a cercare un meccanico esperto, un esperto in automobili vintage, e chiaramente paghi appunto una cifra annuale, in modo che lui sia disponibile quando ti serve, solo perché lui è quello che è. Allora, tu chi vuoi essere? Quello che possiede come dire, l'officina normale con due meccanici, oppure il mio meccanico, quello che ha 20-30 persone come me che gli pagano un abbonamento annuale solo per poterlo utilizzare quando eventualmente mi serve? Preferireste essere lui, sicuro, sicuro, sicuro. Ecco perché il segreto del marketing verso i facoltosi è fatto così. I facoltosi decidono più su chi tu sei, sulla base di chi tu sei, rispetto a quello che tu fai. C'è una piramide
c'è una piramide, la piramide finanziaria, la piramide del denaro. La prima domanda che ci siamo fatti è: perché si muove il denaro? Ebbene, la piramide si presenta così. In basso, dove ci sono i prospect più appunto numerosi, ci sono i generalisti, il meccanico che lavora per qualunque automobile, l'agente assicurativo ordinario che vende polizze a chiunque, a tutti. Vai su nel momento in cui viene percepito come specialista. Quindi io, per esempio, ho molti cavalli da corsa. Allora, il veterinario del cavallo da corsa fa pagare di più per qualsiasi cosa, per la visita, per l'iniezione che ti fa, rispetto al veterinario normale, ordinario, che si occupa del cavallo della fattoria, dei cani, dei gatti, dei tacchini. Chiaramente il veterinario del cavallo da corsa guadagna molto di più perché è percepito come uno specialista, ma un cavallo è sempre un cavallo. Un'iniezione è uguale. Fare l'agopuntura ad un cavallo è uguale come tecnica sia per il cavallo da corsa che per il cavallo normale, ma noi siamo disposti a pagare di più per uno specialista certificato, qualcuno che ha nominato specialista, e aumentano le parcelle, qualcuno che è percepito come autorevole nel proprio campo, aumentano le parcelle. Quindi in altro sei un esperto, un'autorità, uno specialista certificato e quindi una celebrità. Oggi tutti vogliono fare affari con loro e quindi aumentano i prezzi. Aumentano i prezzi. E si diminuisce, si riduce la resistenza. Per questo tu devi evitare a tutti i costi di essere percepito come un altro venditore. Allora, su questa piramide dove si colloca il venditore? Il venditore è lì in basso, è a livello più basso possibile. Quindi se tu non sapessi nulla del marketing, se Frank non vi avesse mai fatto vedere quello che vi ha fatto vedere, voi potreste decidere su cosa non fare, perché noi tutti sappiamo riconoscere un venditore. Che cosa fa e che cosa possiede un venditore? Delle brochure. Che cosa ha un'autorità specialista? Un libro. Che cosa offre un venditore? Brochure. Un esperto ha un DVD. Sono diversi gli strumenti che utilizzano. Cosa fa il venditore? Va alla ricerca, va a cacciare. Non organizza attrattiva magnetica. Quindi tutti sappiamo riconoscere una celebrità. Se andiamo fuori dall'albergo e arriva una limousine circondata da quattro SUV ed esce una persona da quell'automobile, dalla limousine, se non lo riconosci, è arrivato con una limousine, quattro SUV che l'accompagnano, persone vestite di nero, cravatte nere con l'auricolare nell'orecchio, escono dalle SUV, arriva un'altra automobile, escono i paparazzi e fanno fotografie. Voi cosa state testimoniando? Una celebrità. È arrivata una celebrità. Noi potremmo affittare tutte queste cose per pochi soldi e fare la celebrità. E si riconosce allo stesso modo il venditore. Quindi l'ultima cosa che vuoi che succede è essere percepito e visto come venditore. Tu devi avere il potere di prescrivere e lo raggiungi questo obiettivo con l'autorevolezza. E questo ha a che fare con chi sei e non ha nulla a che fare con quello che tu eroghi, quello che fai, quello che dai. Come riconosciamo quindi noi l'autorevolezza? Perché magari ha pubblicato un libro. Quindi non usa brochure, ma usa un libro. È stato visto, non so, a questo spettacolo televisivo, ha parlato a questo tipo di conferenze. E quindi arriva il pubblico per ascoltare che cosa ha da dire questa persona autorevole. Come dire, c'è l'associazione tra questa persona e l'autorevolezza, l'autorità. E quindi si possono, ingaggiare a quei livelli. Nel settore finanziario, per esempio, è molto spesso cosa si fa? Si organizzano eventi gratuiti, dei workshop, seminari gratuiti, e si offrono.
laddove ci sono molte persone facoltose, per esempio a Boca Raton in Florida, in inverno, nello stesso giorno ci sono per esempio 8-10 società di investimenti, non so, SGR, che fanno inviti per questi workshop e fanno pubblicità alla radio, alla televisione per invitare gratuitamente i loro prospect. Io ho fatto aumentare la risposta a questo tipo di marketing, c'è stato un 20% di aumento della frequenza, delle presenze, il 10% in più di appartamenti prenotati e 100% in più di asset investibili grazie a un cambiamento della pubblicità. Anziché chiamarlo workshop gratuito, una serata con l'autore. Abbiamo cambiato solo questa testata, abbiamo cambiato puntualizzando l'autorità che sarebbero venuti a conoscere. Allora, un workshop tenuto gratuito da chi? Da chi vende una polizza d'assicurazione o finanziaria? Quello è un venditore. Se tu vieni a trascorrere una serata con l'autore, tu incontrerai una autorità e poi dopo magari ti farai la foto con lui e ti darà l'autografo sul libro. Ebbene, questo impatto si può ottenere anche se tu vendi la pulizia delle moquette. Per esempio, abbiamo fatto una rivoluzione di marketing nel settore della pulizia delle moquette, insegnando come vendere solo alle famiglie facoltose. E poi gli abbiamo insegnato come, per esempio, ottenere una certificazione da un istituto per l'eccellenza del tappeto. Abbiamo quindi creato quell'istituto, poi anche l'audit del tappeto. Quindi vengono da te e fanno l'ispezione di tutti i tappeti di casa e poi hanno delle bandierine con vari colori. Per esempio, la macchia di vino riceve una bandierina rossa, un'altra macchia gialla e così via. E mettono queste bandierine e poi calcolano il prezzo dell'intervento sulla base delle bandierine e non sui metri quadri. Quindi fanno una diagnosi sugli allergeni, quindi puliscono i tappeti, le moquette per ridurre l'impatto allergenico, eccetera. E usano gli stessi detergenti che usano tutti gli altri, che fanno la stessa cosa, con le stesse apparecchiature che utilizzano tutte le altre aziende che fanno pulizia di tappeti. Loro hanno cambiato il processo però e noi gli abbiamo fatto consulenza in modo che potessero vendere appunto a clienti più facoltosi. Adesso vi do degli esempi. Qui abbiamo un avvocato irlandese, chiaramente è in concorrenza con altri avvocati, ma lui è l'autore di libri. Non brochure, ma libri. Ecco, questa è la guida al paziente su come fare una causa per negligenza del medico, negligenza in medicina. Qui abbiamo risposte alle domande sugli incidenti sul lavoro che tutti i lavoratori dovrebbero chiedersi. Questo avvocato distribuisce questo messaggio ai dipendenti delle aziende. Qui la guida su come acquistare una casa. Allora, rendiamoci conto di una cosa importante qui. Ogni libro che vi ho fatto vedere qui è scritto dallo stesso avvocato, promuove lo stesso studio legale e lo posiziona però come specialista in una cosa particolare per un potenziale cliente. Per quel potenziale cliente che ha quel problema, per esempio quello che ha ricevuto un problema a causa della negligenza del medico, durante per esempio l'intervento chirurgico il chirurgo si è dimenticato il cellulare e poi l'ha ricucito, ebbene lui diventa lo specialista per aiutare quel paziente col cellulare nell'intestino, tanto per dire. Oppure quello che è caduto da una scala mentre lavorava, lui diventa lo specialista per quanto riguarda incidenti sul lavoro. Quindi è lo stesso avvocato, solo che noi abbiamo creato percorsi di marketing diversi dove lui si presenta come specialista per quello specifico motivo e problema. Qui abbiamo un altro cliente di Londra, un mio cliente londinese che ha una società di commercialisti. È un commercialista come qualunque altro, ma lui è uno specialista in contabilità per nuovi imprenditori, quindi per le start-up. Perché? How is he a specialist in that?
Quindi in che modo lei si è specializzata in questo settore? Proprio perché ha scritto il libro, perché è diventata autrice di questo libro. Quindi non c'è un ente certificatore che ti dà un attestato di specializzazione. È questa persona che ha deciso. Quindi si eleva nella piramide, no? Quando si rivolge a quei clienti che hanno una startup. Sicuramente sì, quindi avrà un'autorità molto maggiore. Questo è un altro esempio. Si tratta di un cliente che io ho, opera nel settore di anelli di finanziamento di elevato prezzo, tutti personalizzati. Ebbene, i prospect vengono generati online, questo era quello che avveniva originariamente, e poi la pubblicità passava offline, quindi veniva mandato un pacchetto con questo libro di copertina, con una bella copertina dura, e che spiega come scegliere l'anello di fidanzamento ideale, il design. Si tratta di una storia romantica. Quindi si tratta di un settore ad alto reddito. Quindi si tratta quindi per esempio di persone che hanno una seconda moglie e hanno già quindi 50 anni, per esempio. In questo caso il prezzo dell'anello diventa molto elastico. Nell'80% delle volte è lei che trova quindi il potenziale cliente. Per esempio tuo marito ti porta, no, il tuo fidanzato ti porta a cena e a un certo punto si mette in ginocchio e tira fuori questo bellissimo anello di fidanzamento. Le persone benestanti, quindi nel secondo matrimonio, ebbene, ingaggiano lei. Non è più una sorpresa quella che fai con la seconda moglie, e personalizzi l'anello, e questo rende il prezzo ancora più elastico. In questo modo lei si è posizionata come esperta, come una persona che è in grado di creare l'esclusività, e questo l'ha resa una esperta, una celebrità. Quindi si è portata proprio al vertice della piramide che vi ho fatto vedere. I concorrenti sono diversi. Quindi magari sono semplici quindi designer di anelli personalizzati, ma sono al di sotto di lei nella piramide. Ebbene, questo è un gioco che si concentra sull'autorità. Come vieni percepito tu dalla clientela che vuoi attirare? Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai il bravo, iscriviti ora.